nazioni prima, Tokyo, e abbiamo allungato anche questo momento simbolico della prima dieta, sta diventando un'area, insomma, una cittadella dello sport, credo che possa interessare la città di Terni, la città d'Umbria, credo anche un pezzo d'Italia, perché sembra che l'obiettivo sia non solo limitarlo alla parte sportiva ma dell'entertainment in genere, per cui secondo me sarà una cosa di grande successo. Tutti i settori devono cercare il più possibile di alimentare energie positive, entusiasmo, e questo poi crea anche inequivocabilmente ricadute sull'economia, sul PIL. È chiaro che per far questo bisogna prendere concreto dei progetti, bisogna investire, cosa che oggi abbiamo una grande impresa appunto che dà fiducia, per la quale siamo grati e riconoscenti, Claudio Sarini, e poi bisogna anche ovviamente essere capaci nel gestire, che è fondamentale avere l'infrastruttura, ma al tempo stesso poi è altrettanto obbligatorio essere in grado di saper intercettare, questa è la parola giusta, quello che sono i desiderati delle persone e soprattutto tutti i vari circuiti del mondo dello sport e dello spettacolo.